Benvenuti a tutti. Oggi ci addentreremo in un viaggio affascinante alla scoperta di 10 misteri sconvolgenti che avvolgono la Luna. Nonostante le innumerevoli missioni spaziali, il nostro satellite naturale continua a custodire segreti che mettono a dura prova le spiegazioni scientifiche. Siete pronti? Allora via! Quando ammiriamo il cielo notturno, vediamo sempre la stessa faccia della Luna. Ma cosa si cela sul lato opposto, quello che ci rimane eternamente nascosto? Le prime immagini del lato oscuro della Luna, catturate dalla sonda sovietica Luna 3 nel 1959, hanno rivelato un paesaggio sorprendentemente diverso. Questa asimmetria ha lasciato gli scienziati con il fiato sospeso per decenni. Alcune teorie ipotizzano che la diversa composizione del lato oscuro sia dovuta all'attrazione gravitazionale della Terra durante la formazione della Luna, un po' come la forza di attrazione che lega la pasta al sugo. Altri, invece, pensano che sia il risultato di impatti meteorici più frequenti su quel lato, come se fosse un bersaglio cosmico. La sua posizione lo rende il luogo ideale per costruire radiotelescopi, al riparo dalle interferenze radio provenienti dalla Terra, un po' come un eremita che cerca pace lontano dal caos cittadino. Immaginate un po'. La forza di gravità non è uniforme sulla superficie lunare. Alcune zone, chiamate mascon, presentano una concentrazione di massa maggiore, come se avessero un magnete nascosto, ed esercitano una forza gravitazionale più intensa. L'ipotesi più accreditata è che siano il risultato di impatti di asteroidi e comete avvenuti miliardi di anni fa, veri e propri bolidi spaziali. Tuttavia, alcuni studiosi, un po' come dei moderni Indiana Jones, hanno avanzato teorie più audaci, suggerendo che i mascon siano la prova di strutture artificiali sepolte sotto la superficie lunare, come se la Luna nascondesse antiche città perdute. Nel corso dei secoli, astronomi e appassionati hanno segnalato luci insolite sulla superficie lunare. Queste luci, spesso descritte come bagliori improvvisi o punti luminosi in movimento, hanno alimentato speculazioni su possibili attività extraterrestri. Alcune potrebbero essere causate da impatti meteorici, come minuscoli fuochi d'artificio cosmici. Altre potrebbero essere il risultato di attività geologiche, come la fuoriuscita di gas. C'è chi ritiene che queste luci siano la prova di attività aliene, come se fossimo osservati. La superficie lunare è un vero e proprio museo a cielo aperto, costellata di crateri, montagne e vallate, plasmati da miliardi di anni di impatti meteorici e attività vulcanica, come se fosse stata scolpita da un artista cosmico. Ma tra queste formazioni naturali, alcune sembrano sfidare le leggi della fisica e della geologia, come se la Luna volesse metterci alla prova. Prendiamo ad esempio la Torre di Shard, una struttura verticale che si erge per diversi chilometri sulla superficie lunare, come un grattacielo in mezzo al deserto. Alcuni studiosi ipotizzano che queste formazioni siano il risultato di processi geologici ancora sconosciuti, come se la Luna nascondesse ancora dei segreti geologici. Forse un giorno, grazie a nuove missioni spaziali, riusciremo a svelare il mistero di queste strane formazioni rocciose, come se dovessimo decifrare un antico enigma. Capitolo 5. Missioni segrete. Cosa nasconde davvero la Luna? La corsa allo spazio tra Stati Uniti e Unione Sovietica ha portato a un'accelerazione nello sviluppo di tecnologie spaziali. Dietro le missioni ufficiali si celano ombre di segretezza e sospetti. Si vocifera di missioni lunari segrete che avrebbero scoperto artefatti alieni o prove di attività extraterrestri. Una teoria riguarda la missione Apollo 20, lanciata in segreto per indagare su un'astronave aliena sul lato oscuro della Luna. Nonostante la NASA smentisca, le voci continuano, alimentate da foto e filmati trapelati. Capitolo 6. Teorie del complotto. E se non fossimo mai andati sulla Luna? L'allunaggio dell'Apollo 11, il 20 luglio 1969, è considerato uno dei traguardi più straordinari della storia dell'umanità, un momento che ha unito il mondo intero.
Eppure, nonostante le prove schiaccianti, c'è chi dubita che l'uomo abbia davvero messo piede sulla Luna, come se fosse tutto un grande inganno. Le teorie del complotto sull'allunaggio si sono diffuse rapidamente, alimentate da presunte incongruenze nelle immagini e nei filmati dell'epoca. Un po' come un giallo irrisolto. Le teorie del complotto sull'allunaggio ci ricordano quanto sia importante avere un approccio critico alle informazioni e non dare nulla per scontato, proprio come farebbe un buon investigatore. Le missioni Apollo hanno riportato sulla Terra centinaia di chilogrammi di rocce lunari, preziosi campioni che hanno permesso agli scienziati di studiare la composizione del nostro satellite, come se avessimo ricevuto un regalo direttamente dallo spazio. Ma l'analisi di queste rocce ha rivelato anche alcune caratteristiche anomale, difficili da spiegare con le attuali conoscenze scientifiche, come se la Luna volesse metterci in guardia. Ad esempio, alcune rocce lunari contengono isotopi radioattivi che non dovrebbero essere presenti in natura, come se fossero state contaminate da una fonte sconosciuta. Altri campioni presentano strane proprietà magnetiche, come se fossero stati esposti a campi magnetici estremamente intensi, come se avessero attraversato un wormhole. Le analisi scientifiche sono ancora in corso, ma le rocce lunari continuano a serbare i loro segreti, come se aspettassero il momento giusto per rivelarli. Capitolo 8. Ombre inspiegabili. Giochi di luce o qualcosa di più inquietante? Le fotografie scattate sulla superficie lunare mostrano un paesaggio desolato e privo di atmosfera, illuminato dalla luce solare diretta, come un palcoscenico illuminato a giorno. Ma in alcune di queste immagini appaiono ombre che non sembrano avere una spiegazione logica, come se la Luna giocasse a nascondino con noi. Alcuni studiosi ritengono che queste ombre anomale siano semplicemente il risultato della prospettiva o di giochi di luce sulla superficie lunare, come se la luce creasse illusioni ottiche. Altri, invece, vedono in esse la prova di una presenza extraterrestre sulla Luna, come se fossimo osservati da entità sconosciute. Le ombre inspiegabili rimangono uno dei misteri più affascinanti della Luna, come se la nostra immaginazione corresse libera tra le sue ombre. Capitolo 9. Strutture artificiali. Tracce di antiche civiltà o illusioni ottiche. L'idea che la Luna possa aver ospitato in passato antiche civiltà extraterrestri ha sempre affascinato l'umanità, come se fossimo attratti dall'ignoto. E alcune immagini della superficie lunare sembrano dare adito a questa teoria, come se la Luna volesse sussurrarci la sua storia. Sulla Terra abbiamo le piramidi d'Egitto e il Colosseo, maestose opere di antiche civiltà. Sulla Luna, invece, si parla di cupole e torri, strutture geometriche che alcuni ritengono siano troppo regolari per essere di origine naturale, come se fossero state costruite da mani aliene. Ma le prove a sostegno di queste teorie sono deboli, e le spiegazioni scientifiche più plausibili parlano di formazioni geologiche particolari, create da miliardi di anni di attività vulcanica e impatti meteorici, come se la natura fosse un artista capace di creare opere straordinarie. Capitolo 10. La possibilità di vita passata. La Luna. Era abitata? La Luna è un mondo arido e privo di atmosfera, bombardato da radiazioni solari. Alcuni scienziati credono che in passato possa aver ospitato vita. Miliardi di anni fa, la Luna potrebbe aver avuto un'atmosfera e acqua liquida. La scoperta di molecole organiche ha riacceso le speranze. Forse nuove missioni troveranno le prove che cerchiamo. Grazie per aver guardato. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di mettere un like e iscrivervi al canale per altri contenuti affascinanti. Abbiamo esplorato insieme 10 misteri sconvolgenti della Luna, un viaggio tra scienza, storia e fantasia, come se avessimo fatto un viaggio interstellare. Dalle anomalie gravitazionali alle luci misteriose, dalle strane formazioni rocciose alle teorie del complotto, la Luna continua ad affascinarci e a stimolarci a cercare risposte, come se fosse una musa ispiratrice.
Chissà quali altri misteri ci riserva il futuro. Forse, un giorno, grazie al progresso scientifico e tecnologico, riusciremo a svelarli tutti, come se l'universo fosse un libro aperto da leggere.